Bene, abbiamo visto la volta scorsa il concetto di carica elettrica, l'interazione tra cariche elettriche, fatemela ricordare. Se abbiamo carica elettrica è una delle caratteristiche che può avere la materia, in particolare le particelle elementari, e cariche diverse interagiscono mediante una forza che è la forza di Coulomb. La quale si esprime nel seguente modo. Immaginate di avere due cariche puntiformi, Q1 e Q2, poste a distanza R l'una dall'altra. Le due cariche interagiscono mediante una forza che ha questa espressione. C'è una costante K, normalmente K0, 0 sta per indicare l'ambiente nel quale si trovano le cariche, se c'è 0 significa che sono nel vuoto. È proporzionale la forza del prodotto delle due cariche, Q1 per Q2, e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Ok? Questo dà l'intensità della forza. Normalmente, proprio per dare l'intensità, nel senso che il risultato è positivo, visto che misuriamo la lunghezza di un vettore, normalmente viene anche messo la barra alle due cariche, perché l'intensità della forza è comunque un numero positivo. Poi l'orientazione della forza dipende dal sistema di riferimento utilizzato nel particolare problema, come vedremo a breve negli esercizi. K0 prende il nome di costante di Coulomb e nel vuoto vale 8,99 approssimando per 10 alla 9 newton per metro quadro fratto coulomb alla seconda. Ok? Potete trovare anche la K0 espressa nel seguente modo. Si esprime come 1 fratto 4 pi greco epsilon 0 con epsilon 0 costante dielettrica del vuoto. Tornate un attimo. Ripeteremo in cosa consiste la costante dielettrica, e nel qual caso, invertendo la relazione di prima, viene che Y0 è 8, circa 85 per 10 alla meno 12, questo è un 1, coulomb alla seconda fratto newton metro quadro. Ok? Un'altra cosa che abbiamo visto è l'effetto di misurare le forze elettriche non nel vuoto ma in un mezzo. Se le nostre due cariche, così nel vuoto, se le nostre due cariche le piazziamo in un mezzo, qui abbiamo Q1, qui abbiamo Q2, qui c'è sempre la distanza R, e supponiamo di essere per esempio in acqua, ok? Allora la forza con cui le cariche interagiscono è più piccola di quella che si avrebbe nel vuoto. Il rapporto tra le due forze, cioè l'intensità della forza che avrei nel vuoto a parità di carica e a parità di distanza, rispetto a quella che ho nel mezzo in cui mi trovo, prende il nome di costante dielettrica relativa, epsilon R. Ed è un numero normalmente maggiore di 1, è uguale a 1 solo nel vuoto, quando F0 ed F coincidono. È un numero privo di unità di misura perché è un rapporto tra forze. Ok? Costante elettrica. Costante, lo scrivo. Costante perché cosa significa? Dipende dal materiale, cioè non cambia né nel tempo né nella posizione a patto che il materiale sia omogeneo. Costante dielettrica relativa. È una cosa che caratterizza il mezzo nel quale le cariche sono immerse. Il mezzo, cioè l'ambiente, non so se è chiaro il messaggio, ok?
Quali altre leggi importanti abbiamo visto ancora prima di queste, forse? Tutto chiaro fin qua, faccio un brevissimo ripasso di leggi sulla carica elettrica. O che riguardano la carica elettrica. Sono principalmente due, non so se abbiamo viste tutte e due. La prima è la conservazione della carica. Cioè, se è un sistema chiuso, la carica totale interna al sistema è costante, si conserva, non cambia. Quindi l'altra, non so se ne avevamo parlato, è la quantizzazione della carica. Cioè, qualsiasi carica io abbia è un multiplo intero, meglio un multiplo razionale, multiplo k di però k rischio di confonderlo con la costante di Coulomb. No, abbiate un attimo di pazienza. Quindi più o meno, ecco, n volte e la carica elementare dell'elettrone. Cioè ogni oggetto carico ha una carica che è un multiplo, col segno più o il segno meno, a seconda della carica, di una carica elementare. Non esistono corpi con cariche più piccole di questa, che è la carica dell'elettrone. La carica elementare E dell'elettrone ha questo valore, 1,602 per 10 alla meno 19 coulomb, dove C grande è l'unità di misura del coulomb. Della carica, scusate. Ok? A dire la verità, esistono particelle elementari con carica frazionaria, che sono i quark, ma non vengono mai osservati quark liberi, sono sempre in stati legati a formare neutroni e protoni. Quindi in realtà cariche liberi e frazionarie non ci sono. D'accordo? Domande fin qua? Niente di nuovo, solo ripeto quello che avevamo già detto l'altra volta. Passiamo a fare gli esercizi. Cominciamo per esempio con, non so se trovo lì, eccolo qua. Io comincerei dall'esercizio 5, che dice: ho due cubi metallici identici. Fatemi prima fare il disegno. Quindi ho due cubi metallici. Cubo 1 e cubo 2. Sì, un attimo, copio solo il disegno. Il cubo 1 ha carica Q, il cubo 2 ha carica 2 volte Q, cioè entrambi dello stesso segno, negativamente. E dopodiché viene inserito tra di loro un terzo cubo, anche questo conduttore, quindi abbiamo il terzo cubo. Vediamo se riesco a disegnarlo in modo che si capisca qualcosa. Quindi cubo numero 1, cubo numero 2 e cubo numero 3. Ok, la domanda è come si distribuisce la carica sui tre cubi? E dopo che i tre cubi sono a contatto, tendono a respingersi per quale ragione? Adesso dovreste vedere. Bene, ok. Allora, in questo sistema, qual è la carica totale? Poi noi, i nostri due cubi con carica negativa, d'accordo? Il totale è la carica del primo più la carica del secondo cubo, quindi è, in questo caso, mettiamo anche il segno, meno 3Q, d'accordo? Dove Q è una carica di un campione qualsiasi. Se ho i tre cubi identici, dello stesso materiale e della stessa grandezza, la carica si distribuirà in modo omogeneo sui tre cubi, quindi avremo meno Q nel primo cubo, meno Q nel secondo, meno Q nel terzo. Ok? Quindi ho, mettiamo due volte la carica negativa. Quindi se sono solo a contatto, il cubo a sinistra e il cubo a destra
anche il cubo in mezzo, si respingono perché hanno la stessa carica, quindi tenderanno a allontanarsi perché subiscono forze repulsive, avendo la stessa carica. È per questa ragione che i due cubi estremi si respingono. Quello in mezzo subisce due forze dello stesso tipo, rimane dov'è, perché è in equilibrio. Gli altri due cubi, acquisendo carica dello stesso segno, si respingono. C'erano domande? Ma il cubo è una gamba di due Due cariche, Q è una Q quello. carte. Sì, quindi il totale è 3Q, ho 3 cubi, 3 cariche, ogni cubo acquisisce una carica, non c'è motivo per cui uno debba averne più di un altro. Perché il secondo ha almeno due A? Non è una A, è una Q. Questa è una Q maiuscola. Totale, meno 1, meno 2 fa meno 3. Tre cariche, tre cubi, ciascuno prende, questa è una Q, ripeto, maiuscola, anche se la mia calligrafia lascia un po' a desiderare, mi chiedo scusa, questa è una Q, non una A. Quindi acquisiscono tutti un terzo di carica totale, quindi hanno una carica che è meno Q per ciascuno, stessa carica, forza repulsiva, i cubi e agli estremi tendono ad allontanarsi, a meno che non siano incollati o tenuti fermi da qualcosa. Per repulsione elettrostatica. Ok? E il terzo cubo acquisisce carica perché è conduttore. Se fosse un isolante, questo non succederebbe. Se mettessimo in mezzo un cubo isolante, non ci sarebbe la ridistribuzione di carica. I due cubi si respingerebbero, sì, certo, però si respingerebbero con una forza asimmetrica perché questo avrebbe comunque, continuerebbe ad avere la sua carica meno 2Q e questo meno Q. Ok? D'accordo? Ci sono domande? Proviamo allora un altro esercizio. Immaginiamo. Facciamo questo, esercizio 10. Dice un nucleo di plutonio 239 contiene, questo è l'esercizio 10, nucleo di plutonio, questo è il nucleo, contiene un numero di protoni pari a 94 elementi, 94 particelle, e un numero di neutroni pari a 145. Okay. Un protone ha una carica positiva pari a quella dell'elettrone, quindi più 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb. Mentre la, sì, non sto solamente copiando, mentre un neutrone ha carica elettrica nulla. Si chiama neutrone per quello, perché è neutro. Ok? La domanda, se non ricordo male, era qual è la carica presente nel nucleo di questo elemento qui, di questo elemento chimico. Qual è la carica totale? Sarà il numero di protoni NP per la carica del protone E. Quindi avremo 94 per 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb. Quindi abbiamo 94 per 1,6 che fa 150,4 per 10 alla meno 19 coulomb, mettendo in notazione scientifica, sposto di 2 virgole, quindi 1,50, approssimiamo, per 10 alla meno 17 coulomb. Questa è la carica presente nel nucleo del plutonio, se non ricordo male. Ok.
Vado veloce perché mi sembra qualcosa di abbastanza elementare, ma se c'è bisogno di chiarire mi dite. Ok? Tutto chiaro? Vediamo qualcosa di un pochino più divertente. Vediamo la pagina successiva. Cioè, qui c'è questo che è in forma di grafico. Date un'occhiata all'esercizio numero 15, vedete? Qui avete quattro grafici e vi chiede quale di questi rappresenta la forza di interazione tra due cariche in funzione della distanza. Ok, è chiaro che non può essere né il grafico A né il C né il D. Perché? Perché là la forza diminuisce linearmente, perché è una retta. In C è costante, non dipende dalla distanza, e in D addirittura aumentando la distanza aumenta la forza. L'unico grafico ragionevole è D, è il B, scusate, perché decresce con una curva che sembra un pochino più ripida di un'iperbole, quindi ragionevolmente rappresenta 1 su R alla seconda. La risposta è il grafico B. Ok? Passiamo a qualcosa di più quantitativo. Immaginiamo, che ne so, qua cominciamo con questo, il 19. Immaginate di avere due cariche identiche, Q grande, ciascuna delle due misura 3,0 per 10 alla meno 10 coulomb. E queste due cariche si respingono con una forza F che misura, se leggo bene, 2,4 per 10 alla meno 3 newton nel vuoto. Quindi abbiamo una forza repulsiva. Ok, la domanda è qual è la distanza R tra le due particelle, tra le due cariche. Siamo nel vuoto. Ok? Quindi utilizziamo la legge di Coulomb per risolvere il nostro problema, perché la forza F di interazione tra le due cariche vale K0, costante di Coulomb nel vuoto, per il prodotto delle due cariche, stavolta Q1 e Q2 sono entrambi uguali a Q, quindi ho Q per Q. Scusate, questo era un Q maiuscolo, quindi ho Q la seconda diviso R la seconda. Scriviamo un poco meglio: K0 carica al quadrato diviso distanza al quadrato. In questa relazione conosciamo tutto tranne R, quindi risolviamo rispetto a R. Quindi moltiplico a destra e a sinistra per R quadro e divido per F, ho che R la seconda vale K0 al quadrato diviso F, e prendiamo la radice quadrata. R, distanza tra le cariche, vale radice quadrata di K0 Q alla seconda su F. Il Q quadro posso portarlo fuori dalla radice, mi viene radice di K0 su F, dove R ovviamente è una distanza. La radice la prende solo col segno positivo perché calcolo una distanza. E qui non faccio altro che sostituire i numeri. Quindi R, i metri, viene la carica in coulomb, se non me la ricordo più, che era 3 10 alla meno 10, 3,0 per 10 alla meno 10 coulomb, per la radice quadrata di K0 che è 8,99 per 10 alla 9 newton per metro quadro. Fratto coulomb alla seconda, diviso la forza, che era 2,4 in 10 alla meno 3 newton. Qui vedete che newton e newton si semplificano. Ok? E
rimane sotto radice metri quadri su coulomb alla seconda, tirato fuori dalla radice viene metri su coulomb, coulomb si semplificano, rimane metri, quindi ci siamo. Calcoliamo prima il rapporto tra i due coefficienti, quindi 8,99 diviso 2,4, e viene circa 3,75, 7, 4, 5 e 8, e poi i coefficienti di potenza di 10, 10 alla 9 diviso 10 alla meno 3 fa 10 alla 9, meno meno 3, 12. Di conseguenza, ripeto, R diventa uguale a 3,0 per 10 alla meno 10, qui ho coulomb, dalla radice ottengo la radice quadrata di 3,745 che mi dà 1,3911. Per la radice quadrata di 10 alla 12, divido per 2 il 12, viene 10 alla 6. Poi ho metri fratto coulomb. I due coulomb si semplificano e mi rimane metri, che è quello che mi serve. E quindi otteniamo 3,0 per 1,39 e viene 4,0. 7. Fatemi fare ancora una volta questo calcolo. Radice di 8,99 diviso 2,4. Ho sbagliato a scrivere, questo non è 1,39 ma 1,935 per 3, 5,81 per, io ho 10 alla meno 10 per 10 alla 6 fa 10 alla meno 4 metri. Quindi viene circa mezzo millimetro, 0,5, 0,6 mm. Ditemi se è tutto chiaro. Diamo un'occhiata alla risposta. 5, 8, 10, la 4, 4, d'accordo. Mi far andare in su. Sono domande? Tutto chiaro? Potremmo fare questo sempre manipolando l'equazione di la forza di Coulomb, è il 23. Dice: una sfera carica ha una carica Q1 pari a meno 6,3 per 10 alla meno 9 Coulomb. E viene attratta con una forza di intensità F, chiamiamola F1, forza sulla carica 1, pari a 1,5 per 10 alla meno 3 newton, da un'altra carica, Q2, posta a una distanza R di 7 centimetri. Ok, qual è l'intensità della carica Q2? Quanto misura la carica Q2. Facciamo un disegno per capirci. Qui abbiamo la carica Q1, qui c'è la carica Q2, la distanza tra le due cariche, questa qui R, misura 7 cm, e la forza a cui è soggetta Q1, che è questa, è attrattiva, quindi va verso Q2. F1, forza sulla carica 1. D'accordo?
Quindi, applicando nel vuoto ovviamente la forza di Coulomb, avremo che F1 data da K0, il prodotto delle due cariche, Q1, Q2, lasciamo perdere i segni perché ci interessa l'intensità della carica, quindi mettiamo il valore assoluto, diviso R alla seconda. Di conseguenza, il valore della carica Q2, che è la nostra incognita, e Q2 sarà positiva o negativa? Un segno meno. Che segno avrà Q2? Questo è meno. Questo è senz'altro positiva. Perché? Perché la forza è attrattiva. La forza è attrattiva tra cariche di segno opposto. Se una è più, per forza di cose, l'altra è meno. Ok? Quindi l'intensità di Q2 sarà quella che otteniamo invertendo questa relazione. Quindi ho F1 da moltiplicare per R alla seconda e da dividere per K0 è il valore assoluto della carica Q1, cioè la carica Q1 senza il suo segno. Inverto la formula in sostanza. Quindi sostituiamo le grandezze note e otteniamo la forza che è 1,5 per 10 alla meno 3 newton, 1,5 10 alla meno 3 newton per 7, attenzione, 7 centimetri. Quindi qui va 0,07 metri alla seconda. Se voglio la carica in coulomb devo usare unità di misura internazionali, quindi metri. Diviso K0, 8,99 per 10 alla 9 newton per metro quadro fratto coulomb alla seconda per la carica Q1 che era 6,3 in 10 alla 9, 6,3 per 10 alla meno 9, mi sbaglio, sì, meno 9 coulomb. Ora qui abbiamo, controlliamo l'unità di misura. Newton al numeratore, newton al denominatore si semplificano. Qui ho metri quadri e metri quadri si semplificherà. Coulomb si semplifica con coulomb. 1 fratto 1 su coulomb vengono coulomb, che va bene. Passiamo a vedere i coefficienti. Quindi ci occupiamo prima dei coefficienti numerici, cioè 1 e 5. 8,99, 6,3 e 0,07 ma alla seconda. Ok? Quindi ripeto, facciamo questo calcolo, 1,5 per 0,07 al quadrato diviso 8,99 e ancora diviso 6,3 e otteniamo 0,30. 12977 per 10 alla, qui abbiamo meno 3 diviso 19, quindi meno 3 meno 9 più 9, questi due si semplificano. Questo 10 alla 9 e 10 alla meno 9 danno 10 alla 0 che fa 1, quindi possiamo semplicemente semplificarli. Quindi rimane 10 alla meno 3. Cos'è una coulomb? Quindi qui spostiamo a destra di 1, 2, 3, 4 posizioni, quindi viene 1, approssimiamo 1,3 per 10 alla meno 6 coulomb. 1, 2, 3, 4, no. Sposto di 1, 2, 3, 4 posti, quindi 10 alla meno 7, scusate. Un'occhiata, 1 e 3, 10 alla meno 7. Ok, poi
poi ne avevo visto un altro interessante che volevo proporvi. È questo. Vediamo se riesco a recuperarlo velocemente. Chissà che nella pagina dopo. Comunque la prima che si ricorda. Adesso non lo trovo più. Ecco qua, il numero 7. Qui abbiamo a che fare con cariche in un mezzo materiale, okay? Quindi dobbiamo andare alla ricerca della costante dielettrica del mezzo. L'esercizio dice: abbiamo due cariche identiche, chiamiamole Q piccolo e Q piccolo, che si respingono nel vuoto con una forza F0, chiamiamola F0 così ci ricordiamo che è nel vuoto, che è di 3,6 per 10 alla meno 3 newton, qui nel vuoto. Dopodiché le stesse cariche, con la stessa distanza l'una dall'altra, vengono immerse in un mezzo materiale e la forza con cui si respingono diminuisce di una quantità delta F che è meno 1,4 per 10 alla meno 3 newton. Cioè le due forze, questa delta F è la differenza tra la forza nel mezzo meno quella nel vuoto. Ok? È chiaro? Calcola qual è la costante dielettrica relativa del mezzo. Abbiamo quindi che per definizione, scusate, così non sono, vedete niente, ecco, la costante dielettrica relativa come si misura? Beh, è il valore della forza nel vuoto fratto il valore della forza nel mezzo. Ok? Quindi qui cosa avremo? Qui c'è F0 diviso F0 meno delta F. Anzi, scusate, sono più, perché sennò dopo abbiamo due segni diversi. Da qua ricavate che F vale F0 più delta F. Ok? Tutto chiaro? Di conseguenza, qui abbiamo, conosciamo tutte queste grandezze, possiamo calcolare Y0. Li abbiamo per sostituzione diretta F0 che è 3,6 per 10 alla meno 3 newton. Lo ricopio sotto, scusate, 3,6 per 10 alla meno 3 newton meno 1,4, se non ricordo male, per 10 alla meno 3 newton. Qui possiamo raccogliere il 10 alla meno 3 newton e semplificarlo. Abbiamo 3,6 fratto 3,6 meno 1,4 che ci dà 3,6 diviso viene 1,63 64 che è più grande di 1. Attenzione, controllo dei calcoli, se calcolando YR vi viene un numero uguale a 1, vuol dire che siete nel vuoto,
Se è più piccolo di 1 avete sbagliato i calcoli. Epsilon r non può mai essere più piccolo di 1. Se ci veniva 1 anche qui era uno sbaglio, perché significava che l'esercizio si contraddice, no? Perché non può essere che la forza è più piccola se sono nel vuoto. Ok? È tutto chiaro? Si tratta semplicemente di manipolare leggermente qui la cosa essenziale era questa, cioè la definizione di epsilon r, e in quelle precedenti la forza di mu di coulomb, quella che risolve l'esercizio. Riusciamo a fare ancora uno? Quanto tempo ci resta? Allora ci fermiamo qui. Provate a fare qualche altro esercizio e poi mi dite.